amici di Sogni Channel, bentornati alla rubrica Sogni in Cucina. Oggi è occasione speciale con Esther. Abbiamo le uova di Pasqua di Sogni. Io al latte. E la mia al cioccolato fondente. Quale apriamo? Direi questa. Ok, sono d'accordo. Ok. Direi che serve la forbice. Io so. Speravo fosse di cioccolato anche questo. Ah, ecco sì. Ah, ma c'è anche la sorpresa. Apri. Cavolo, che buono. È un porta chiave. Ok, allora, quindi dato che abbiamo tutto questo cioccolato, oggi faremo una torta tenerina. Quindi bene. Allora, per fare questa torta ci serviranno 100 g di burro, 3 uova, 200 g di cioccolato fondente, circa 100 g di zucchero e 60 g di farina. Partiamo col procedimento? Partiamo. Possiamo mettere a sciogliere e il cioccolato assieme al burro. Ok. Allora cominciamo con dividere il forno dall'albume e delle uova. Adesso montiamo le vele albume. E intanto l'ha detta al backstage, magna. Ok, adesso che abbiamo finito possiamo unire lo zucchero al tuorlo e montiamo anche questi insieme, li mescoliamo. Ok, una volta finito questo possiamo aggiungere pure la farina. Io ho sciolto il cioccolato. Si scamba tutta questa roba. Ok. E montiamo un'altra volta tutto insieme. Simpatici. Allora, e una volta finito questo possiamo anche aggiungere il cioccolato e direi che questo possiamo farlo con il cucchiaio. Ok. Il diverso è quello che c'è. Posso andare? Vai, vai. Adesso gli albumi. Adesso che abbiamo finito di amalgamare il cioccolato aggiungiamo gli albumi, un po' metà. Sì, metà. E rimescoliamo la prima volta non troppo velocemente. Una volta che abbiamo amalgamato tutto, procediamo con mettere un po' d'olio nella tortiera in modo che poi la torta non si attacchi, o anche del burro se preferite. E adesso possiamo versare il composto nella nostra tortiera. Bene, quindi possiamo
volta che abbiamo finito di mettere tutto, possiamo metterlo in forno statico a 180 gradi per 30 minuti. Forno che è già preriscaldato. Esatto. Preriscaldato, mi raccomando. Della torta appena uscita dal forno, una spolverata di zucchero a velo e fatalità, adesso è arrivata anche Agnese che ci taglierà la torta io e farà il test con noi. Esatto, che morbida, teneria, ha senso. Beh, io mi limito. Ah, tu ti mangi mezzo torta. Cioè, visto che duraccia. Vabbè, è presa da lì in due. Vabbè dai, un po' così come viene. Vabbè, l'avremmo messa 5 minuti fa la torta, dai. L'ho fatta molto. Approvata. Madonna. Buon appetito e buona Pasqua con le uova di Sogni. Ciao!